Tobia Bernardi, autore di Da Oriente viene la luce del sole, storia del partito operaio e contadino ticinese dal 1944 al 1959. Il libro è stato pubblicato nei mesi scorsi dalla Fondazione Pellegrini Canevascini, dunque è un volume importante per la storia del movimento operaio e la storia dei partiti in Ticino. Tobia, dunque, come mai questa scelta di affrontare la storia di quello che era allora un partitino? Beh, lo è ancora oggi, visto che resiste ed è tornato a chiamarsi Partito Comunista. Da un lato c'era sicuramente un interesse personale per la storia del movimento operaio, delle organizzazioni che lo rappresentano politicamente. Dall'altra parte vi era anche il desiderio di colmare una piccola lacuna storiografica relativa alla storia del comunismo ticinese. Da diversi decenni il movimento operaio ticinese è oggetto di una ricca produzione storiografica. All'interno di questa produzione storiografica non vi era ancora, ecco, uno studio proprio sul comunismo ticinese, un fenomeno che, come dire, copre la quasi totalità del secolo breve del Novecento, perché i comunisti sono attivi in Ticino dall'inizio degli anni Venti fino appunto, in realtà ancora oggi. Quindi ecco, sicuramente vi era questo desiderio. Poi va detto che nella scelta di delimitare cronologicamente lo studio tra la metà degli anni 40 e la fine degli anni 50 hanno pesato poi considerazioni di ordine documentario, ossia per i primi due decenni, gli anni 20 e gli anni 30, vi era pochissima documentazione disponibile, mentre per quelli degli anni 40 e gli anni 50, ecco, è stato possibile ricorrere a fondi come quello di Virgilio, di Silvano Gilardoni, che avevano raccolto e conservato numerose carte, ecco, relative a questi primi anni. Però tu sottolinei nel tuo lavoro che di fatto un archivio proprio del partito non c'era, quindi ecco, non c'era dal profilo organizzativo ci si poteva aspettare di più. Chiaro, non si sa bene dove sia finito l'archivio di partito, è scomparso a conti fatti a casa Gabi, l'attuale sede del Partito Comunista Ticinese, e si trovano alcuni materiali che io ho usato nel lavoro, però sono materiali, ecco, molto, molto frammentari. I fondi invece dei militanti, appunto Virgilio e Silvano, consentivano, diciamo, di farsi un'idea migliore di questi anni, e per gli anni 50 poi questi fondi sono stati anche completati dai fondi della Polizia Politica, che sono fondi materiali, ecco, ricchi, anche interessanti, pur, ecco, con le dovute cautele nella loro manipolazione. Ecco, qui fa specie, pensate di fare riferimento appunto alla polizia politica per ricostruire la storia del partito. Quindi questo cosa vuol dire? Insomma, che la Svizzera in definitiva era uno stato di polizia, insomma, nei confronti dei partiti di sinistra o di estrema sinistra c'era un'attenzione particolare. No, sicuramente si può parlare quasi di maccartismo elvetico, nel senso che i comunisti svizzeri e ticinesi furono sorvegliati, pedinati, schedati, origliati, e la cosa può anche fare sorridere perché evidentemente nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di, come dire, utilizzare del denaro pubblico per sorvegliare poi una riunione di 20-30 persone, quindi non sicuramente una seria minaccia per la sicurezza dello Ecco, non ci Stato. sono mai stati rilievi di tipo penale a carico dei militanti. No, in Ticino no, ci sono stati alcuni processi in Svizzera romanda e tedesca, insomma, con alcuni dirigenti che si erano resi protagonisti in realtà semplicemente di dichiarazioni. Pensiamo a Nicola, al figlio, a Pier Nicola e ad altri militanti che furono effettivamente processati. In Ticino no, però, come dire, i militanti comunisti vennero comunque schedati, pedinati, e quindi fu lesa, diciamo, la loro sfera privata per il semplice, come dire, pensare diverso, ecco, per ragioni di opinione. C'è la parentesi della guerra di Spagna che tu in parte citi perché alcuni di questi giovanissimi, tra l'altro, militanti del partito hanno partecipato appunto alla guerra di Spagna, ma quella è un'altra storia. Ecco, l'aspetto veramente più interessante del tuo lavoro sembra proprio quello che mette in luce questa forbice che c'è tra il lavoro politico nel cantone, l'attività proprio, diciamo, del partito politico che interviene nel cantone,
il rapporto con la fede nell'ideologia sovietica, sovietica più che marxista, perché non c'era un gran dibattito sui temi del marxismo, ma quindi però un grande riferimento ideologico all'Unione Sovietica. E quindi praticamente il partito, l'identità del partito era costituita più da questo rapporto che non poi dall'attività sul terreno, anche perché di rapporti, non so, in fabbrica, in Ticino, non c'era nessuna attività di questo tipo. Sì, è chiaro che, diciamo, per andare un po' con ordine nel mio lavoro, come dire, io mi trovavo a studiare un partito che era politicamente abbastanza irrilevante, cioè questo è innegabile, è un partito che rappresenta l'1-2% dell'elettorato, è un partito che non ha alcun peso politico all'interno delle dinamiche, insomma, del sistema politico ticinese. E proprio per questo ho deciso nel mio lavoro, diciamo, di, come dire, non trascurare del tutto, però di non privilegiare una storia politica del comunismo ticinese, proprio perché rischiava di essere relativamente sterile, di concentrarmi piuttosto su quella che possiamo definire una prospettiva organizzativa. Con prospettiva organizzativa si intende il partire dal presupposto che i partiti sono e sono stati delle organizzazioni concepite per raggiungere degli scopi determinati, ma possono essere, e forse a volte soprattutto sono, delle istituzioni complesse, quello che i politologi definiscono dei terreni di gioco, dove alla lunga, ecco, l'imperativo della sopravvivenza organizzativa diventa preponderante. Nel caso del POT questa seconda dimensione è evidente, siamo di fronte ad un partito che è privo di qualsiasi in realtà margine di manovra, anche per un'ostilità comunque della società elvetica e ticinese nei confronti del comunismo, e che però si ostina a sopravvivere. Ecco, questa sua ostinazione è a me incuriosiva per certi aspetti. Angelo Rossi definisce nella sua recensione che è apparsa sul Cantonetto il comunismo ticinese come un'araba fenice, no? E in effetti la storia del comunismo ticinese è la storia di brevi e rapidi entusiasmi, come insomma nel momento in cui nasce il POT, siamo alla fine del secondo conflitto mondiale, l'immediato dopoguerra, quindi un clima che insomma suggerisce domani luminosi, e però è anche la storia di lunghe e prolungate frustrazioni, di gravi difficoltà, che nonostante tutto non pongono mai fine a questa minuscola organizzazione. E a questo proposito, ecco, ho cercato di individuare all'interno, come dire, di un'analisi appunto organizzativa quali fossero i meccanismi, i processi che insomma hanno consentito al partito di sopravvivere durante il periodo insomma degli anni 50, durante le fasi anche più acute della Guerra Fredda. E in questo senso metto in evidenza due elementi, due aspetti salienti. Da un lato quello di questa corazza ideologica che comunque viene offerta dal Movimento Comunista Internazionale, una corazza che è estremamente solida, va detto, perché insomma siamo ancora negli anni 50, sì, il 56, come dire, sarà una frattura in questo senso, però sarà soprattutto durante gli anni 60 e alla fine del decennio successivo che le prime voci critiche interne al movimento comunista cominceranno ad emergere nei confronti del modello sovietico. Qui questa corazza rimane solida ed è chiaramente questa corazza a fornire al piccolo POCT in fondo la sua ragion d'essere, perché sì, qui siamo irrilevanti, ma siamo parte integrante di un progetto più ampio. Togliatti diceva un progetto che governa la terza parte dell'orbe, no, in fondo, e che anche nei paesi limitrofi come l'Italia rappresenta una forza di peso. È chiaro che questo consente ai militanti di trovare poi anche insomma gli incentivi per agire all'interno del partito e per farlo sopravvivere. Ecco, mi fa specie, però tu hai citato adesso l'Italia, però è chiaro che la storia del Partito Comunista Italiano è completamente diversa e ha un radicamento nel tessuto sociale, quindi nelle fabbriche eccetera, che il POCT non ha mai avuto. No, non ha mai avuto. Non c'è mai stato un tentativo di essere più presente, perché forse era anche il mondo sindacale era piuttosto, diciamo così, condizionato dal Partito Socialista, c'era anche questo aspetto forse. Sì, sì, sicuramente, e chiaramente il Partito Operaio Contadino nel momento in cui nasce si comporta a tutti gli effetti come quello che i politologi definiscono un partito penalizzante, ossia il suo scopo in realtà è evidentemente quello di radicarsi in quelli che sono i terreni di caccia insomma del Partito Socialista Ticinese, quindi il mondo operaio, anche se poi evidentemente abbiamo questa componente contadina che risulta presente quasi maggiormente nei comunisti che nei socialisti, però diciamo di radicarsi presso quelli che sono appunto insomma gli elettori e gli iscritti del Partito Socialista. Il problema è che evidentemente questo tentativo fallisce. Il
Partito Socialista, anche poi agendo a livello organizzativo al suo interno, riesce a resistere abbastanza facilmente in realtà a questa sfida, e verso gli anni, insomma, verso il 47, verso il 48 è diventato ormai chiaro che, come dire, i ticinesi hanno poco da chiedere a questo nuovo partito. Ed è proprio lì che risulta decisivo l'attaccamento al modello sovietico, perché in fondo è proprio questo che, come dire, definisce la ragion d'essere del partito. Cioè un partito che, diversamente dagli altri partiti cantonali, politologi direbbero si fonda su una linea di frattura che è esterna alla società cantonale. Non è la frattura tra capitale e lavoro, non è la frattura, anche evidentemente, però non è quella principale, tra centro e periferia o tra chiesa e Stato, ma è la frattura in relazione all'atteggiamento da assumere nei confronti del socialismo reale. Da qui evidentemente questa costante riaffermazione della filiazione che lo lega al Movimento Comunista Internazionale. Che peraltro poi potrebbe essere interpretata anche come una contraddizione, perché da una parte, soprattutto dopo il 57, dopo i fatti d'Ungheria, essere legati, affiliati e come dire, proprio difensori, difendere l'Unione Sovietica, non è un programma che permette di acquisire consensi in Ticino. Ecco, questo è una contraddizione e non viene, come dire, si accetta all'interno del partito. Sì, fa parte appunto di questo paradosso che è un po' costitutivo, sia l'attaccamento al blocco sovietico. È chiaro che da un lato rappresenta, quindi, il principale motivo della debolezza politica del partito, dall'altra parte, ripeto, adottando una prospettiva più organizzativa ci si accorge che in fondo, come dire, è proprio lì che risiede il collante ideologico che lo tiene unito. Cioè il rischio, come poi succederà tra l'altro nei decenni successivi, quando questo legame verrà messo in discussione attraverso, insomma, una ridefinizione dell'identità del PDL, una ridefinizione anche travagliata, emergeranno forti, insomma, crisi interne al partito, perché in realtà questo rappresenta proprio il suo fulcro, ciò che ne spiega l'esistenza. E all'interno di un contesto come quello che cercavo di evocare poc'anzi, ossia all'interno di un contesto in cui l'azione dei dirigenti è volta quasi solo alla sopravvivenza organizzativa più che all'azione politica vera e propria, è chiaro che, come dire, questo attaccamento risulta determinante, insieme evidentemente a tutto quel lavoro burocratico che poi cerco di dimostrare nel libro, compiuto dai dirigenti, un lavoro che evidentemente consente il mantenimento delle strutture organizzative e dall'altra parte però toglie energie anche per, insomma, quel poco lavoro politico che è possibile fare nel contesto, insomma, degli anni 50. Vediamo l'aspetto che riguarda parte del lavoro politico, che è quello parlamentare. Dunque il partito ha sempre accettato la via parlamentare, tant'è che Monetti, che era il leader indiscusso in questa fase, è stato anche in Gran Consiglio. Poi non si vede anche dal tuo libro lo stesso Monetti, tu citi Monetti che dice, ma insomma è difficile poi a intervenire in Gran Consiglio, perché bisogna conoscere tutte le situazioni e non si può parlare a vanvera a nome di un partito. Ecco, come vedi un po' questo aspetto del lavoro parlamentare del POCT? Sì, ecco, qui ci troviamo di fronte forse a due elementi interessanti o comunque importanti della storia del POCT. In primis il fatto che l'influenza del suo leader insomma si sente sul partito. Il partito è convinto, per certi aspetti, che è necessario evitare derive di tipo settario, che non basta pronunciare, ecco, slogan. Certo, si difende il mondo sovietico con le unghie e coi denti, però quando ci si confronta con la politica cantonale bisogna avere, insomma, una certa preparazione, una certa competenza anche nella discussione dei problemi politici locali. Qui si sente proprio l'influenza di Monetti. È chiaro che dall'altra parte il problema qual è? Il problema è che siamo di fronte a un partito che è composto in larga misura di lavoratori che provengono dal settore secondario. Il peso degli iscritti, ecco, attivi, diciamo, tutta blu, ecco, è schiacciante, e questo genera, sono poi giovani, sono spesso privi di esperienza politica, questo genera dei problemi anche diciamo di competenze, di saperi specialistici che poi sono mobilitati, insomma, o mobilitabili nell'ambito della politica cantonale. Questi due elementi si vedono anche poi in quella che è la traiettoria parlamentare di Monetti. Lui è in Parlamento dal 47 al 51, per il periodo insomma considerato, poi sarà escluso dal Parlamento dal 51 al 59, e si tratta, ecco, della sua prima esperienza parlamentare. Quindi evidentemente c'è anche una certa inesperienza. Quando davvero su un tema Monetti è preparato, come nel caso della legge tributaria, lui interviene moltissimo. In altri casi, ecco, sta, diciamo, un pochino più in silenzio, proprio perché, ecco, come dice lui, non è ammissibile dire stramberie in nome, insomma, di un partito, e non è in questo lavoro aiutato da una struttura partitica
in grado, attraverso per esempio un lavoro commissionale, piuttosto che insomma, di elaborare e di prendere posizione sui problemi politici del tempo e di elaborare anche delle proposte, è solo in questo senso. Quindi forse è per questo che nel mio lavoro il lavoro parlamentare di Monetti è un po' marginale. Le cose saranno diverse chiaramente negli anni 60, quando Monetti avrà acquisito un'alta esperienza politica, sarà una presenza stabile all'interno del Parlamento ticinese interverrà in un'altra misura. Sì. Ecco, io direi per concludere, tu cosa ti è rimasto di questo lavoro? Che tipo di giudizio, anche politicamente, non solo da storico, ma lo storico ha descritto la situazione, ma poi tu che atteggiamento hai nei confronti dell'esperienza di questo partito, per quanto hai potuto studiare? Ma io ho cercato in generale di evitare di cadere appunto nel giudizio seguendo Bloch. In fondo il nostro scopo come storici è più quello di comprendere che di giudicare. È chiaro che i dirigenti, come dire, il minimo che si possa dire è che non danno prova di una grande lungimiranza politica, questo penso che sia evidente, si rifiutano anche di aprire gli occhi su alcuni aspetti che ormai negli anni 50, in particolare dopo il 56, risultano sempre più evidenti. Ho cercato però di non privarli di quello che secondo me, anche alla luce delle carte a disposizione, era il motivo che guidava la loro azione. Rimanevano convinti, insomma, della necessità della ricerca di una società più giusta, più equa. Questo, ecco, non ho voluto togliergli questo motivo di ispirazione. La citazione di apertura di Koestler un po' sta anche a segnalare questo aspetto, perché la storiografia recente sul comunismo, insomma, ha avuto tendenza ad analizzare semplicemente la dimensione, diciamo, criminale del fenomeno, prescindendo da tutte quelle che sono le sue, insomma, le sue altre sfaccettature. Dall'altra parte porto dietro anche, e non va dimenticato, un contesto che era, diciamo, altrettanto manicheo e l'azione delle autorità in particolare, ma anche in generale il contesto culturale, è qualcosa che si tende a dimenticare oggi che la guerra fredda è finita, oggi che non ci sono più sfide al modello liberale, ma che dimostra come anche in un paese come la Svizzera lo Stato di diritto in effetti non sia una conquista eterna, ma anzi sia qualcosa che è necessario difendere e monitorare, perché in effetti il trattamento che è stato riservato a comunisti cinesi, che ricordiamo non sono colpevoli di nessun crimine contro la sicurezza dello Stato, è stato comunque molto duro da questo punto di vista. Bene, ottimo, grazie Tobia. Grazie a voi.